Ave Maria e sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato con nostra Madre Maria Santissima. Cari fratelli e sorelle, mi è appena arrivato questo messaggio da Fra Peter Ljubicic, il frate scelto dalla veggente Miriana per rivelare i 10 segreti al mondo. Ora, sospendendo il giudizio sulle apparizioni di Medjugorje, su cui si è tanto parlato e su cui si sono espressi dubbi e invece anche pareri a favore, e io più volte ho espresso a volte i dubbi e a volte anche la mia convinzione che le uniche apparizioni che mi convincono fino in fondo, anche almeno dal punto di vista della fenomenologia, della sincerità della persona, sono quelle della veggente Miriana e quindi ritengo di dover dare perlomeno spazio a questo messaggio arrivato da Fra Peter, il sacerdote incaricato appunto per rivelare i segreti al mondo quando presumibilmente inizieranno. E credo che sia importante ricordare che recentemente nel messaggio del 25 alla veggente Maria la Madonna avrebbe detto che di considerare il fatto che la primavera è vicina. Io inizialmente mi sono fatto sinceramente una risata, lo confesso, può essere anche una colpa, perché ho detto: ma è possibile che con tutti i problemi che ci sono la Madonna parla della primavera, dei fiorellini? Però poi mi è venuto in mente quel passo del Vangelo in cui Gesù dice: voi sapete giudicare le stagioni, voi potete dire che si avvicina la primavera, che si avvicina l'estate, ma possibile che non vi rendete conto dei segni dei tempi, non sapete giudicare i segni dei tempi? E allora ho pensato che la Madonna potrebbe volerci dire che dobbiamo valutare i segni dei tempi. Ed è quello anche che rilevo nelle apparizioni di Anguera, ad esempio. Nostra Signora ci dice che i tempi sono decisivi, che l'umanità è a un bivio, ma anche a Medjugorje questo è il messaggio fondamentale. L'umanità è a un bivio. Se io ascolto Radio Maria, Padre Livio lo dice sempre, d'accordo. Quindi, al di là dei dubbi, delle contraddizioni, forse sì, forse no, se vogliamo tirare le somme, il messaggio è questo. Bisogna convertirsi e decidersi per Dio. E se questi segreti sono veri, si devono realizzare e se fanno parte del grande piano di Fatima, ebbene, potrebbero essere anche molto prossimi. Fra 4 giorni, il 18 marzo, la veggente Miriana avrà l'apparizione annuale e a una domanda che gli posero, gli dissero: ma il 18 marzo è perché è il tuo compleanno? Miriana rispose: no, non è per questo. Ma quando i segreti inizieranno, allora capirete il perché di questa data. Tanto che il fatto che lei abbia detto quando i segreti inizieranno ha fatto pensare che i segreti inizieranno un 18 marzo. Ora, mancano 4 giorni al 18 marzo, probabilmente non inizieranno adesso, però insomma, forse è anche bene prenderla come un'occasione per decidersi per una conversione e per una preghiera più motivata, ecco. E soprattutto a causa di questo messaggio di Fra Peter che è incentrato sul discorso del virus e quindi non sui segreti, e quindi non significa necessariamente un avviso in funzione dell'inizio dei segreti, però potrebbe essere comunque un segnale che dobbiamo prepararci. Allora ve lo leggo. Cari amici, non abbiate paura, scrive Fra Peter. Questo è il momento per la nostra conversione. Dobbiamo liberarci e avere paura solo della corona dei nostri peccati. Preghiera, affidamento e liberazione dal peccato, senza avere paura o vergogna. Perché se ci liberiamo dai nostri peccati, lo stesso virus, anche se verrà, saprà che da noi non trova niente. Preghiera e digiuno. Fra Peter Ljubicic. Ecco, lo rileggo ancora una volta. Cari amici, non abbiate paura. Questo è il momento per la nostra conversione. Dobbiamo liberarci
e avere paura solo della corona dei nostri peccati. Preghiera, affidamento e liberazione dal peccato, senza avere paura o vergogna. Perché se ci liberiamo dai nostri peccati, lo stesso virus, anche se verrà, saprà che da noi non trova niente. Preghiera e digiuno. Fra Peter Ljubicic.